Cominciano a giocare sul campo i due colossi di Spagna, Barcellona e Real Madrid, ma continuano soprattutto a giocare sul mercato e in questi giorni potrebbero arrivare cose importanti, soprattutto nella parte bianca di Madrid, perché c'è un movimento che non interessa il Real Madrid, ma che potrebbe interessarlo molto di riflesso, ovvero l'accordo, che si sente dire imminente, fra il Manchester United e Sergej Milinkovic-Savic. Con l'arrivo di Milinkovic-Savic, il Manchester United libererebbe Pogba. Pogba, che, come vi ho sempre detto, è la richiesta numero uno di Zinedine Zidane a Florentino Perez, e Florentino Perez si è convinto a prenderlo. Il Real Madrid firmerà Pogba per una cifra attorno ai 180 milioni di euro. Questo cosa vuol dire? Che il Real Madrid si ritroverà con un centrocampo base formato da Casemiro, Modric, Kroos e Pogba, quartetto con pochi eguali al mondo, e che Florentino Perez si ritroverà ad aver già speso su questo mercato estivo quasi mezzo miliardo di euro. Di conseguenza c'è da fare cassa, e non solo per questioni numeriche, ma anche perché bisogna rientrare un filo da questi investimenti. Ci sono alcune figure che diventano centrali: Ceballos se n'è andato all'Arsenal, Llorente se n'è andato all'Atletico Madrid, rimangono da piazzare altri elementi che venivano dati sicuramente in uscita alla fine della stagione, quando stava per iniziare l'estate, e che oggi sono ancora al Real Madrid perché non sono semplicissimi da piazzare. Detto che l'infortunio grave e sfortunato di Marco Asensio qualcosina cambia, ma non più di tanto, perché il Real Madrid ha tanti giovani e di conseguenza potranno avere più spazio i vari Rodrigo, i vari Brahim Diaz, magari anche Kubo, che sta incantando il giapponesino in questa tournée estiva. Si spera Vinicius, che però non sembra fra i pupilli principali di Zinedine Zidane. Questo vuol dire che soprattutto tre elementi devono trovare una via d'uscita. Non è detto che lo faranno. I tre elementi sono Gareth Bale, Isco e James Rodriguez. Isco al momento, anche proprio per mancanza di pretendenti vere e proprie, sembra quello più vicino a rimanere, però vedremo. Il Real Madrid vorrebbe invece vendere sia James che Bale. Il discorso per Bale è veramente un intrigo. Bale in 6 anni ha fatto cose molto importanti per il Real Madrid, perché è un giocatore che, quando sta bene di fisico e di testa, può determinare qualsiasi partita, anche una finale di Champions con uno dei gol più belli che si siano mai visti. Il problema è che in questi 6 anni Gareth Bale non ha mai voluto veramente entrare nel mondo madridista, non ha mai veramente voluto farsi amare dal Bernabeu. Di conseguenza oggi tutti, forse tranne Florentino Perez, ma in generale tutti, lo vorrebbero fuori. Anche lui non sarebbe così disperato alla prospettiva di partire, però vuole farlo alle sue condizioni, ovvero cercando di far spendere il meno possibile il club che andrebbe ad acquistarlo, per poter monetizzare lui il più possibile. E questo non incontra le necessità del Real Madrid, anche perché le squadre che si sono avvicinate di più a Gareth Bale sono squadre cinesi, che di conseguenza possono offrire ingaggi faraonici, e questo va bene al gallese e al suo agente, ma che non possono spendere molto per il cartellino, per il sistema che conoscete della tassazione sui beni di lusso. Praticamente nel mercato cinese puoi spendere al massimo 5,75 milioni di euro, dopodiché hai una tassazione fissa del 50% da parte del governo, e quindi Bale sta cercando di convincere Real Madrid a liberarlo per poter andare in Cina. Una fine sicuramente importante dal punto di vista economico e dal punto di vista sportivo. Traete le vostre conclusioni. Il discorso che interessa di più però in Italia è quello legato a James Rodriguez. Il Napoli era vicinissimo al colombiano un mese fa, c'era l'accordo con il giocatore, ci sono stati anche quasi dei mezzi annunci da parte del presidente De Laurentiis, di Ancelotti, che vorrebbe a tutti i costi il bandido. Poi le cose sono state un po' trascinate, perché il Napoli ha provato ad avere degli sconti, ad avere delle formule differenti. Il Real Madrid vuole venderlo, e allora si è inserito l'Atletico Madrid per richiesta del Cholo Simeone, e adesso la situazione è un pochino complicata. James si può definire a metà fra
tra Napoli e Atletico Madrid. Napoli che prova a parlare con Jorge Mendes, l'agente del calciatore, Atletico che invece parlerà con il Real dopo aver già preso Marcos Llorente. Si ritroveranno i dirigenti dei Colchoneros e i dirigenti dei Blancos perché è imminente il derby nella ICC e lì potrebbero succedere delle cose. Ad oggi non è chiaro definire il futuro di James, l'unica cosa certa è che James bisogna comprarlo, non si può cercare una via alternativa, almeno in questo momento, e allora per comprarlo servono fra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra che francamente, almeno nella mia opinione, James vale assolutamente, perché parliamo di un giocatore di altissimo livello. Più o meno la stessa cifra si potrebbe spendere per arrivare ad un altro indiscusso top player del centrocampo, e qua ci spostiamo da Madrid a Barcellona. Perché anche il Barcellona ha già fatto un mercato piuttosto imponente, è in attesa di capire come finirà il caso Griezmann, però a logica è impossibile pensare che le cose possano complicarsi o diventare ingestibili per la querela fra Barcellona e Atletico, però di sicuro il Barça non ha intenzione di finire qua, perché il Barça ha un sogno netto, ha un sogno grande, riportarsi a casa Neymar. Ve ne parlo fra pochissimo, vi dicevo, un centrocampista che vale più o meno quella cifra, fra i 40 e 50 milioni, o meglio, che può essere preso con quella cifra, è Ivan Rakitic. Rakitic è stato uno dei giocatori più importanti degli ultimi anni blaugrana, è un elemento di massimo profilo perché ha la tecnica, ha il valore e ha anche i numeri del grande trequartista, ma i tempi e le posizioni della mezzala. Oltretutto Rakitic è un 31enne, per cui è uno che può dare ancora della prospettiva, non sul lungo periodo, ma sul medio di sicuro. E Rakitic non sembra avere un gran futuro a Barcellona, perché il club non gli ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2021 e Valverde è stato molto chiaro: Rakitic non parte nel novero dei titolari sulla carta per la prossima stagione. Tornando a un anno fa, quando Rakitic sembrava vicino, molto vicino al Paris Saint-Germain, ricordo le parole precise del Cingurri Valverde: noi non siamo qua per fare degli affari ma per vincere delle partite. Questo il suo pensiero su Rakitic, una blindatura doppia. Stessa situazione quest'anno, parole di Valverde: il tempo passa per tutti. Vuol dire che Rakitic è fuori dal progetto, di conseguenza il croato si sta un po' offrendo in giro, e da qui anche le voci di ritorno sull'Inter. Che Rakitic possa piacere all'Inter è indubbio, che Rakitic possa essere molto molto utile all'Inter allo stesso modo, che Conte straveda per Rakitic, farebbe i salti mortali per avere un giocatore del genere, anche questo è fuori da ogni discussione. Il problema è che appunto per arrivare a Rakitic bisogna spendere una cifra attorno ai 40-45 milioni, e ripeto, per me Rakitic li vale tutti, valutando anche certe cifre che sono girate per certi centrocampisti in questa sessione di calciomercato e nello specifico in Italia. Sull'ingaggio si può ragionare, bisogna vedere se l'Inter può avere un budget per arrivare a spendere questa cifra per un calciatore del genere, visto che comunque adesso bisogna far entrare la punta, o meglio le punte, però chiunque andrà su Rakitic e se lo porterà a casa sicuramente farà un grande affare, perché parliamo di un giocatore di massimo livello per quella zona del campo che va via a cifre assolutamente accettabili. Non sono così sicuro che la destinazione per Rakitic possa essere il Paris Saint-Germain, anche se il Barça vuole allacciarsi al PSG, perché come detto vuole prendere Neymar. Il Paris Saint-Germain sta cercando di fare muro, prova a dire che Neymar non è sul mercato, ma Neymar è assolutamente sul mercato, perché i rapporti sono rotti fra il club parigino e l'asso brasiliano. E allora, sotto traccia, il prezzo di Neymar è stato comunicato in qualche modo dal PSG e si tratta di 220 milioni. Il Barcellona prova ad inserire nella trattativa altri due grandi esuberi della rosa blaugrana, ovvero Coutinho e Dembélé. Il Paris Saint-Germain per il momento non ci sente, vuole 220 milioni cash, e per il Barcellona non sono pochi dopo le spese fatte per arrivare a prendere Griezmann. Coutinho cerca una sistemazione che difficilmente sarà Liverpool, perché Klopp si è espresso, ha detto non possiamo farlo ora. Dembélé può essere un grande affare.
fare, perché Dembélé è un giocatore che ha dimostrato un po' di ambivalenza sia a livello caratteriale che a livello fisico, ma ha anche dimostrato che sul campo da calcio, quando sta bene, può essere uno dei crack più incredibili che ci siano in giro. Oltretutto è francese, oltretutto andrebbe a giocare proprio nel ruolo lasciato libero da Neymar. Potrebbe essere un qualcosa che si incastra. Questa però è una situazione che credo andrà un filino più avanti, un filino più sul lungo, mentre quella di cui vi parlavo, legata al Real Madrid, a Pogba e anche allo stesso James, mi sembra che possa essere fatta, che debba essere fatta in tempi un pochino più imminenti, un pochino più stretti. Vedremo quel che succederà sui banchi del mercato europeo. Certo è che in questo momento gli allenatori cominciano a vedere le loro creature sul campo e di conseguenza vogliono cominciare a lavorare anche a pieno sulle loro squadre, anche perché l'inizio dei campionati non è poi così lontano. Andremo avanti a seguire queste trattative. Vi dico che domani parleremo però di Copa Libertadores, perché è tornata la Copa, ci sono stati gli ottavi di finale di andata e facciamo un bel piano, un bel riassunto di tutto quello che è successo. Poi nel weekend torniamo a parlare di calcio italiano, di calcio mercato e di tutto quello che succederà. A domani.